Prima di iniziare, ragazzi, vi volevo dire un paio di cose. Prima vi volevo chiedere di lasciare un bel mi piace, poiché infatti vorrei cercare di raggiungere e superare i 6.000 mi piace, quindi mi raccomando, lasciatele. Come seconda cosa vi volevo dire che se vi interessa comprare crediti FIFA, mi raccomando, passate da fifacoin.com e utilizzate come discount code, come codice cubano, il codice Axel con 2 per avere un ulteriore sconto. Link in descrizione. E ragazzi, ciao a tutti, come state? O meglio, potete parlare, ragazzi, qua Axel oggi, oh my god ragazzi, oggi sono da solo e intanto non so se lo potete vedere, ma là, dov'è? Così, là abbiamo incorniciato la nostra targhetta di YouTube. Se non avete visto l'unboxing, andatelo a vedere, è appunto il mio ultimo, o meglio, se considerate quest'ultimo, penultimo video uscito. E ragazzi, oggi incredibilmente, dato che il video relativo al rotoglare su FIFA ha superato i 4.000 mi piace, vi avevo appunto promesso un altro video di FIFA in settimana. E quindi eccoci qua a presentarvi che cosa? A presentarvi i Pink Slips, o meglio chiamati da noi Pink Pale, che è una delle serie con quali io mi sono lanciato su YouTube quando infatti non avevo ancora iscritti, quindi sono anche abbastanza gasato. E oggi chi andremo a pimpalare? Oggi pimpaleremo Higuain, credo che sia il Sif, ma tipo Quiff considerando le due versioni Man of the Match, 89, pagato la bellezza di 750.000 crediti. E ragazzi, questo giocatore mi piace un macello, soprattutto utilizzato in questa squadra. Comunque, prima di iniziare volevo dire un altro paio di cose. Vi volevo dire per prima cosa di lasciare un bel mi piace, perché... Allora, innanzitutto, come voi ben sapete, con il price range è praticamente difficilissimo passarsi crediti. Quindi io, in caso di sconfitta, cosa farò? Andrò a comprarmi un account da 750.000 crediti e andrò appunto a darlo gratuitamente al mio sfidante. Ciò vuol dire che ci dovrò spendere dei money, dei bling bling. E ciò cosa comporta? Comporterà che se questa serie vi piace veramente, continuerò a farla. Ma se che comunque vedo che magari arrivano quei 3.000, 4.000 mi piace al posto di 5.000, 6.000, posso anche pensare di farla veramente poco spesso, perché infatti mi richiede un certo fondo monetario. Quindi mi raccomando, per prima cosa dovete lasciare un bel mi piace. Come seconda cosa commentate scrivendo che appunto giocatore vorreste vedere nei prossimi Pink Slips. Ma credo comunque di portarvi magari il giocatore della settimana, della settimana in cui farò quel Pink Slips. E come terza ed ultima cosa, me la sono scordata, quindi ottima cosa. E come terza cosa, perché ragazzi, da idiota non me l'ero scritta, me la sono scordata mentre facevo il video, vi ricordo che in descrizione, se volete, trovate il link del mio profilo Facebook per appunto seguirmi anche lì. Poi sono abbastanza gasato perché ho ordinato anche il nuovo treppiede, quindi tra poco vedrete tanti fatti time, vlog, cose varie, quindi si inizierà a variare ancora di più, perché comunque visto che gli ultimi video relativi magari quelli ai giochi del telefono vi piacciono assai. Comunque banda alle ciance, oggi ho scelto lo sfidante, appunto colui che ha commentato per primo il post relativo al Pink Slips, e quindi andiamo ad invitarlo. Eccolo qua, si chiama tipo Fisi889. Andiamo a vedere la sua squadra, ragazzi. Devo dire che sono abbastanza gasato e fomentato, perché è da un macello di tempo che non mi porto un Pink Slips. È una serie con la quale mi sono affezionato un macello, soprattutto sullo scorso FIFA. Detto questo, andiamogli a vedere la squadra. 83 di valutazione, 4-3-3 della Bundesliga. Ha quel difensore centrale che lo usavo tipo su FIFA 13, ma non mi ricordo come si chiama. Comunque squadra non male, ragazzi, cercheremo di vincere, anche perché la cosa dell'account richiede comunque un bel po' di tempo. Lui sa già tutto, poiché appunto ci ho parlato prima, però noi cercheremo di vincere come sempre. Buono, bella, bella balla, bella balla, bella balla. Dai, madonna pipita, cosa mi stava per fare? Rose mi fa stra paura, è tipo il mio tallone d'Achille, da killer, no, attenzione. No ragazzi, stiamo già perdendo 1-0. No ragazzi, perché stiamo già perdendo 1-0? La partita si fa già durissima, siamo già su una grandissima salita. Manteniamo la calma, che la partita è ancora lunga. Non sono calmo affatto, sono strateso. Dai Carvajal. Sì, sì, ce l'ha data, ce l'ha data. Ti prego, ti prego. Bella, bella, bella. No, che merda di palla, ma Dio santo. Sì, Ronny, sì, Ronny. Mettimela così. Ma dai, Higuain, c'hai 90.000 nella testa. Bello, bello, mi è piaciuto. Lo cambiamo così per Ronny, Ronny. Dai, non basta. No, 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 no. Che non sia una di quelle partite in cui succedano ste cose. Vi scongiuro. Tutto ma non quella. No, ragazzi, miei non fanno. Dio santo, meno male che c'è Davide. Recupero tutto io, Luis. Dai, ragazzi. Dai, devi andare dritto. Arbitro da rosso. No, no, dimmi chi gli dà il rosso. Sì, gli ha dato il rosso. Gli ha dato il rosso. Buono, buono. Keep calm. Oh, c'è arrivato. Oh my god, oh my god, oh my god. Beh, ragazzi, non la faccia. Oh,
cavolo di Carval, puro cavallo che l'ha passata lui. Io c'ho paura. No ragazzi, no, è da anni che non gioco con questa tensione. Sto perdendo 2-1. Madonna, non ce la farò mai. Mai proprio. Però Ronaldo 2-2. Andiamo così. Non è vero, il tempo sta in qua. Maestro Carval, la prende al Marco Reus. Ma perché fan sti caccate? Sì, ci siamo. Zitti tutti. Zitti tutti, può andare Ronny. No. Sì, no. No, scherziamo. Oh my god. Ronny così va, ti prego. Ronny lo scarda. E Ronny lo scarda. 3-2 al 74esimo. Buono così. Dai ragazzi, calmiamoci. 3-2, buono. No. Oh, non riesco. 3-3, boia di un Giuda. Questa finisce che la perdo. Dio, scandaloso. Che cazzo di palla? No. Sì? No, non mi ha fatto quel che volevo. Ma che si mette pure il gioco contro, mo? Ecco, mo mi segna ed è finita la patacchia. Oh my god, ha preso traverso. Però si dà così. E c'è il gol! Ah! E c'è il gol di Pipita! E c'è il gol del Pipita! Gonzalito! Adesso, calmi. È solo da toccargliela. E abbiamo presa! Corri Ronny! È tua! È troppo... No, ecco. Vedete? E c'è il gol. 5-3, modesto. Molto... Aia! Guardate che bomba! Onestissimo! 5-3! Meno male, ragazzi! Meno male! Potevo anche ripassarla, sono troppo generoso. Nei prossimi Pink Panel non farò così, perché... E abbiamo vinto! Perché sennò sarebbe troppo difficile vincere. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Non credevo fosse possibile vincerla! E invece sì! 5-3! Ci portiamo a casa questo nuovo Pink Panel! 750.000 crediti restano in the bank, se possiamo così dire! E spero che il video vi sia piaciuto, devo dire, partita molto tesa, molto ma molto tesa. Se riuscite a vincere, mi raccomando, 6.000 mi piace, per il prossimo Pink Panel, quindi lascialo. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate già un mi piace, ma ve l'ho già detto, commentate scrivendo qualsiasi cosa che vi venga in mente, proprio di tutto, magari come anche vi è andata la giornata. Detto questo, non mi sembra altro cosa dire, io vi saluto e vi dico potente, a palla scena, al prossimo video, ciao a tutti!